No. Quindi ecco perché i miei cacchio di giocatori non correvano, ma vaffanculo. Oggi siamo qui per parlare della patch, del title update numero 9, patch che sta facendo discutere un po' tutti. Andremo ad affrontare quelli che sono stati i cambiamenti di questa patch e vi dirò, dato che l'ho giocata da ieri, l'ho giocata un po', un bel po', e vi dirò quali sono le cose effettivamente che sono state poi fatte di quello che c'è stato scritto e quali no. E secondo me non sono state fatte tante, diciamo, tante modifiche, ecco, mettiamola così. Ci sono state alcune cose belle che mi hanno piacevolmente, diciamo, sorpreso, se si può dire. E altre che secondo me invece hanno cambiato una ceppa di minchia, onestamente. Quindi, non perdiamo altro tempo, iniziamo con il video. Come al solito, prima di iniziare, io vi ricordo di fare un bel clic sul tasto iscrizione, attivare la campanellina per non perdere nessun video e lasciare un bel like, un commentino con le cose che non avete capito di questa patch. Se magari volete qualche chiarimento, sono qui a vostra disposizione. Meraviglio. Quindi, non perdiamo altro tempo, iniziamo. Vamonos. Ok ragazzi, siamo qui, sito dell'EA, FIFA 23, aggiornamento numero 9, title update 9, disponibile per ovviamente tutte le console, eccetera eccetera. Include aggiornamenti a vari aspetti del gameplay, movimento dei giocatori, intercettazioni mentre si fronteggia l'avversario, contrasti, passaggi tesi rasoterra, ovvero il Driven Pass e altro ancora. Illustreranno le cagate che hanno fatto, eccetera eccetera. Partiamo dal Accelerate Explosive, ok? Quindi dal tipo di accelerazione esplosiva. L'aggiornamento introduce le seguenti modifiche per PlayStation 5, Xbox, Serie XOS e PC, ovviamente, per le new gen. Ora accelerano di più gli explosive più velocemente all'inizio dello scatto. E vi devo dire che qui alcuni dicono che siano rimasti un pochino ancora gli stessi, mentre io vi devo dire che ho Foden. Ho provato quel Grealish di ieri, ho Roberto Carlos, insomma, ho diversi giocatori explosive cruciali nella mia squadra e vi devo dire che gioco da sempre e vi devo dire che da quando c'è stata questa patch corrono molto di più per me. Cioè, adesso l'accelerazione, quello che loro dicono, accelerano leggermente di più velocemente durante le prime fasi, secondo me in realtà è diventato un corrono più veloce per un po' più di tempo. Io ho notato questo, cioè per me c'è questo adesso. Ieri con Grealish lanciavo il pallone avanti e riuscivo a tenere testa ai Lengthy, tenere testa perché i Lengthy sono ancora più veloci, ma riuscivo a tenere testa, riuscivo a correre, a giocarmela un pochino. Prima, tranne Jairzinho, gli explosive, premevi R2 e la rimanevano, quindi secondo me questa è effettivamente una modifica che c'è stata, io l'ho riscontrata, non so, scrivetemi nei commenti se anche voi l'avete riscontrata. Poi, questo era all'inizio, qua era all'inizio, vedete che veniva recuperato, anzi, vedete, sembrava che non corresse. Questo invece è adesso, come dovrebbe essere ora, guardate. I caga letteralmente in bocca all'inizio, cioè li lascia un bel po' di distacco e non viene subito recuperato. Come vi ho detto, adesso io me la giocavo con il mio Grealish, con il mio Foden, con il mio Roberto Carlos, correvo P8. Poi ragazzi, altra cosa che non vedo qui segnalata, ma che c'è se andate a vedere il messaggio che vi esce dell'aggiornamento di FIFA, non so perché però non la trovo su questa parte del sito, infatti ora avevo fatto un taglio dove lo cercavo, però non dice una cosa importantissima nella questione accelerazione, che hanno fissato un bug che impediva al giocatore di accelerare immediatamente, quindi cosa vuol dire? Che voi premevate R2, questo cazzo di tasto, e lui non correva, ok? Non correva, io pensavo si fosse rotto l'analogico, stavo per comprare il joystick nuovo. Ok, stavo per comprare il joystick nuovo. Invece no, non correva perché semplicemente l'animazione arrivava molto dopo. E nel frattempo prendevo contropiedi, non riuscivo ad andare a fare gol in contropiede. Questo gioco fa schifo. Intercettazioni con mentre si affronta l'avversario, nel senso di sto davanti all'avversario in una fase difensiva, tengo premuto L2, da quello che dicono loro, la palla adesso non dovrebbe più rimbalzare come le palline magiche che lanciavi e po, andavano a finire ovunque, non dovrebbe rimbalzare in questo modo, ma
di regola, da quello che dico loro, adesso se io tolgo palla, nel momento in cui la tolgo, mentre sto fronteggiando l'avversario, io la tolgo, dovrei riuscire ad avere un controllo più rapido, quindi ad avere un controllo immediato del pallone, piuttosto che farmelo rimbalzare tre piedi, quindi 3000 rimpalli, contrasti, ma importa, da solo gol, prendo il joystick e lo lancio nel Montefato. Ok? Chiaro? Non ci dovrebbe essere questa situazione qui. Quando un giocatore che fronteggia l'avversario, intercetta palla, loro sono in grado di controllare meglio invece di farla schizzare via. Ok, questo è il prima, da quello che dicono loro. Vedete? Succedeva questa roba qua. E madonna che nervoso. Questo è quello che dovrebbe succedere adesso, vedete? La si controlla un po' meglio. Effettivamente è un po' così. È un po' così, diciamo, non è perfetto. Non c'è questa, diciamo, differenza eclatante, non succede sempre questo che stanno facendo vedere, però almeno quello schifo di prima, questo schifo di qua sopra, non succede più tante volte, non succede più spesso, niente, questo qui solo a vederla mi fa venire nervoso perché mi ricorda tipo scene del Vietnam per quante volte mi è successo. Quindi sì, è un po' così, non è sempre così, ogni tanto succede quella schifezza, però è un pochino migliorato. Il gioco è interception, quindi con L2. Quando si tiene premute le due per andare a fronteggiare o intercettare. Precisione passaggi raso terra. Questo non è un pavone, ma è le linee delle le traiettorie dei passaggi che venivano fatte con i passaggi raso terra. Ok, il driven mi sembra bello sgravo, più sgravo di prima, io lo usavo sempre e adesso è migliorato, quindi io quando adesso devo cercare un passaggio verticale veloce, quando ho lo spazio per darla subito alla mia punta e girarmi a fare gol, usavo sempre R1X, ma adesso lo uso anche in altre situazioni perché è migliorato, è ancora più preciso, quindi è più versatile, è più veloce, più preciso, difficile da prendere, insomma è un po' troppo sgravo secondo me. Aumentata la precisione dei passaggi raso terra tesi, quindi il driven, verso i compagni posizionati di fronte al portatore di palla quando quest'ultimo non è pressato. Insomma, ora veramente si possono costruire delle azioni a una velocità assurda con questo R1X, anche prima, ma adesso un po' di più. Questa è prima. E questo adesso, vedete come è più preciso, vedete prima poteva andare un po' in braccio alla luna, in culo alle stelle, invece adesso se vedete è un flusso, diciamo, un po' più dritto, più preciso verso il giocatore, il nostro compagno di squadra smarcato. Vedete, è possibile notare che le traiettorie del pallone siano più ravvicinate, aumentando così la coerenza di questo tipo di passaggio, offrendo una maggiore possibilità della costruzione dell'azione. Vabbè, in pratica quando l'hanno sgravato, R1X si spamma go go e si va a fare gol, è un po' brutto da dire ma purtroppo è così. Poi contrasti in piedi, spinte e strattoni. Che cosa dice qua? Contrasti in piedi, spinte e strattoni, ovvero dice che prima praticamente la logica con la quale il nostro difensore che stavamo controllando capiva se dover fare un contrasto in piedi oppure un spingere o strattonare non era ottimizzata, adesso dovrebbe essere molto meglio e quindi diciamo la percentuale di contrasti, quindi di mettere il piede rispetto a strattonare o spingere, che molto spesso causavano dei rigori totalmente casuali, è aumentata. Quindi adesso se premete cerchio più probabilmente vi andrà a fare un contrasto col piede o la spallata, vi andrà a fare un contrasto mettendo il piede piuttosto che magari spintonare o strattonare. Ok, a seconda delle situazioni dovrebbe capirlo di più. Principalmente da quello che c'è scritto è più probabile che lui metta il piede. Ok, migliorata la logica contestuale per determinare se una richiesta di contrasto in piedi deve portare a un contrasto in piedi o a spingere e strattonare l'avversario. Ora dovrebbe essere più coerente e più preciso. Tiri potenti effetto, ovvero cosa dice qua, e questa cosa secondo me lo sgrava ancora di più il power shot, che fino ad adesso io lo stavo, in questo ultimo periodo lo stavo usando moltissimo, sembra essere tanto tanto utile in quest'ultimo periodo, vedendo anche lì Serie A, un botto di pro lo usano in diverse situazioni, se capite quando utilizzarlo è fondamentale. Comunque quello che dice è che adesso praticamente, come potete vedere, i power shot avranno un effetto a scendere spiovente, è aumentata appunto
questa possibilità di avere, di imprimere un effetto alla palla quando si fa un power shot. Quindi è più probabile che adesso, quando faremo un power shot, o ci sarà un effetto che lo curverà oppure che lo farà scendere. Secondo me saranno belli sgravi. Il power shot, vi ricordo, si fa L1, R1 e cerchio, mi raccomando, dovete tenere premuto e caricato. Queste erano le notizie. C'è un'ultima notizia che avevo letto, non trovo qua in questa pagina, ovvero che sono state è migliorata la stabilità di connessione durante le partite in coop. Molto spesso Omi quittava durante la ricerca dell'avversario, mentre eravamo nella lobby prepartita o mentre era stato trovato, oppure durante la partita stessa, quindi fa molto piacere. Quindi ragazzi, fatemi sapere se il video vi è tornato utile, cosa non vi è chiaro, cos'altro volete sapere su questa patch, e noi ci vediamo in un prossimo video. Mi raccomando, like, commenti, iscrizione e campanellina. Ciao ragazzi!